Andiamo Stalber. Basta che non ci siano persone che sparano da fuori. Vai Stalber. Vai! Vai! Un soffio al cuore, una botta di culo, un... Oh mio Dio, quanta gente! Ucciso. Slayer! Vengo ad aiutarti! Ma l'ho ucciso. Ah! Soleil! Di nuovo! Aiuto, aiuto, aiuto! No! Sto sul tetto! No! Ti vendicherò! Turu tu turu tu! Turu tu turu! Ah, fa sveglia! Dov'è il bastardo? Ah! Oggi tutti a urlare. Ah! Vai, voglio urlare anch'io. Where is he? Il soffio al cuore. No, non è che sarà io. Non so. Ma perché cazzo urli? Eh sì, allora io c'ho un Uzi, lui è l'M16 perché lui è... Perché lui è stronzo, dillo. Sì. Io inizierei subito. Però, siccome sono io qui il capo, io mi butterei qua. Anzi, no, un po' più vicino, qua. Soprattutto mi sembra... 3, 2, 1, via. Dici che ci arriviamo? Certo che ci arriviamo. Il vostro capitano ha detto di sì e quindi noi ci arriveremo. Siamo a 2 km, ma vabbè. Non ci arriviamo. La droga costa. Ragazzi, ma dove siete esattamente? Siamo nella casa vicina. Sì, ma il punto io l'avevo messo qua. Lo so, ma noi non ascoltiamo mai il capitano. Noi siamo persone orribili. Vabbè, noi siamo ribellini. Allora mi prenderò tutto quello che c'è qui dentro. Tipo, ora trovo anche una persona e mi prendo anche il suo. No, non devo dire queste cose. Il suo rene. E il suo pene. Okay. Non dovevo dire questa cosa qua. Ah, ma però la diciamo lo stesso. Ma io sto trovando la vita, ragazzi. La vita su Marte esiste? Chi lo sa? Io lo so, perché io sono dell'esercito. Dell'esercito sudcoreano. Esercito mongolo. E veniamo chiamati così non perché siamo mongoli. Ma sapete già. Allora, potremmo organizzare una cosa. Cioè, allora, noi andiamo all'IKEA. E qua c'è un Vector comunque. Ok. Poi. Ah, forse so che cosa hai in mente. Nasconderci dentro i letti smovibili dell'IKEA e stare lì fino a tutta la notte. Uscire fuori per casino. Ah, io bisogna giocare al nascondino. In realtà volevo rimanere là, tipo. Così. Ma io voglio giocare al nascondino. A nascondino nell'IKEA. Poi dopo ragazzi, qua dentro c'è una micro Uzi e un Vector, se volete. Ti nascondi nel. Ma io tanto c'ho già c'ho un Uzi. Vabbè, allora se non volete andiamo avanti, perché abbiamo bisogno di andare alla zona. Stavo dicendo fuori, in caso dopo se si beccano gli svedesi diciamo fuori. Ma voi ci avete fregato il campionato, quindi non ce lo meritiamo di stare qui la notte. E loro, ok, va bene. Boss illegit, potete andare. Ragazzi, tipo facciamo un vlog così. Per favore, organizziamo la fuga all'IKEA. Vai. Soltanto quale IKEA, visto che ce ne sono tante. Innanzitutto venite a Milano. Innanzitutto Milano, che c'è l'IKEA grande. Sì. Ok. Ma anche qua in Sicilia ce n'è uno molto grande, sì, vedete? Sì, ma siamo in due nel nord e una del sud. Tanto vale andare una del sud fino al nord, non due del nord. Io abito in Africa. Eppure io abitavo in Africa, io sono nato a Brindisi. Cosa vuoi? Ma Soler, tu non eri napoletano? Ma scegli, Soler, sei di tutta Italia? Ma io sono nato in Puglia. Ragazzi, io ho un M4. Ragazzi, ma è la zona rossa? E potremmo morire. Mio figlio poteva morire. Potrebbe. Ragazzi, ma io ho paura. Ah! C'è stato un calo di frame assurdo. Fuori strada! Arriva l'altro.
Ok. Attenti, è dietro. È là, l'ho visto. Ucciso. Ucciso io. Ti ho rubato la kill. Sì, però rientra, non vuoi morire. Copri il culo. Però la kill la prendo sempre io. Oh, guarda, un ottopeo. Madonna, è così strano giocare a PUBG dopo che gioco tipo da 3 mesi a Rainbow. Comunque c'è una moto fuori. Sei un figlio di puttana. Te la ridò, tranquillo. Oh. Sì, ma sei un coglione. Quindi mi ha lanciato una flash. No, l'ha lanciato un tizio da fuori. Oh, un'altra. Attenzione, ragazzi. Granata. Merda. Ma ce ne potremmo anche andare volendo. Uno vada da dietro e gli faccio il servizio. Indy è un coglione. Qui sto arrivando. Ai, dove. Ah, si sta avvicinando. No. Sono lì. Dov'è? Ah. È qui a destra. Sta venendo verso di me. Solei! Solei, prendi la mia roba. Dove sei tu? Sono morta là dietro, in quell'angolino. Vabbè, però non è giusto. Io avevo le cose prove, avevo l'8 per, avevo il coso livello 3. Sovlayer salva la situazione. No, non hai salvato niente, devi salvare la protagonista del video. Ancora questo vivo, Vaffanculo, tutto. Ma prenditi la mia roba, Solaire. Aspetta un attimo, con calma. Can you ramp it? Sì, ma non contro la roccia, per favore. Mi prego, mi andate a suicidare in modo buffo. La moto è buggatissima comunque. Sì, esatto, io vedo una cosa orribile, inconcepibile. Boom headshot, addio. Ma che volate. Oh mio Dio. Che bel drift. Wow, che figata di drift. Deja vu. Io questo volevo mettere. Io metterò una non scena. Non passare per Milda. Io non ci vado più con te. Io non ci vado più con te. Oddio. Ho perso la verginità mentre tu un rametto nel culo. Cioè, mi ha cnoccata con la padella. Top anime betrayal. Ma perché stai fuori se c'è la zona rossa? Top 10 anime character that are retarded. Oh, arrivano i bombardamenti. Tutti a terra i bombardamenti. Arrivano i Vietcong. Sono i nazisti. I nazisti, vabbè, oggi fanno male. Sono i cutie zisti. Ho un'idea. Chi sei? Sono i Nappi, vogliono nella red zone. Sono i Nappi, vogliono nella red zone. Vabbè, era già finita, grazie al cazzo. È stato fortunato questo lurido bastardo. Esatto, bastardo. È stato tipo super sculato in realtà. Questo lurido furry. Sì. In realtà è il suo senso da lupo. Il senso da ragno ormai è superato, cioè il senso da lupo. Benvenuti a questo nuovo servizio in cui oggi commenteremo il video Digicom 20. Linea allo studio, prego. Passiamo adesso la linea al nostro inviato speciale, Indy the Wolf. La prego, Indy the Wolf, ci dica cosa vede in questo evento molto raro, ovvero si è perso nella foresta, però col suo senso da lupo riuscirà a salvarsi. Prego, signorina. Siamo qui, dentro le foreste del Vietnam, a cercare dei sopravvissuti e spararli direttamente in testa. Ancora non trovo nessuno e sono qua in compagnia del mio amico cinese, Soleil. Ancora non abbiamo trovato nessun componente dell'ISIS, però abbiamo scoperto che possiamo andare fuori da nelle red zone al sicuro, perché io ho i miei sensi da lupo. Capo, prenda un po' di respiro, Capo, respira. Io non posso respirare quando devo fare dei commentari. Va bene, super interessante, signor Indy. Grazie per la sua partecipazione. Una domanda adesso al signor Farfalle. Farfalle. Che quasi mi verrebbe bene. Signor Soler, questo è un evento in onda. La prego, torni serio. Allora, le volevo capo, chiedere. Che bel culetto. Interrompiamo la trasmissione per problemi tecnici. Oh, spari.
Ok, nemmeno sono. Silenziatore. Ah, l'ho visto. Vai, Soler, uccidilo e mettilo dentro un involtino primavera. Indie, nuovo cantante neomelodico del 2017, ragazzi. Iscrivetevi al suo canale. Cosa? Io ho sparato. Ah, ok, mica pensavo che Indie stesse per morire. Mi sentivo da me. Non è un silenziatore quello. È Soler che si stava. Ma che cosa ti alzi? Deficiente! Fuck! Indie! Uno sputo di vita! Indie, usa un painkiller qualcosa! Sto prendendo giù tutto! Indie, però io mi leverei da là. Sei poco protetto. Ricorda, sempre usa le protezioni. Vuoi prendere l'AIDS? Se non vuoi fare bimbi speciali come Soler. Io sono speciale. Io sono unico. Vedi le farfalle. Soler, almeno tu hai un pizzico di sanità ancora in quel cervello. Aia. Vai, Soler, sei tutti noi. Un Soler che se ne parte tipo. Fucking Shirabao. Vai, Soler. Vai nella ratura. Tu sei tutt'uno con essa. A terra! Sì, così mi passano sopra come è successo a me una volta, giusto? È là, l'hai visto, Soler? Lo so. Soler, l'hai visto? Lo so. Oh, oh, ce n'è un alzato nella casa, ce n'è un alzato davanti alla casa. È lì, guarda. Ce n'è un alzato di fronte a quella casa, lo vedi? Lo so, l'ho visto. Uccidi il tizio, però. Vai, distruggigli la macchina. Questa è guerra, Soler. No, merda, Soler, non morire. No, ti prego, no, no. Ehi, muore con le sue capesse. Well, però l'ho ucciso. Soler, final kill, UMFare.